La celebrazione della Domenica delle Palme inizia a Ravenna, davanti al Duomo, con l'arcivescovo che benedice i rami d'ulivo. Il ricordo dell'ingresso trionfale di Gesù nella città santa, acclamato come profeta, circondato da rami di palme e d'ulivo, si avvia la processione dei fedeli verso il Duomo dove verrà tenuta la Santa Messa. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? Ma la folla rispondeva: questi è il profeta, Gesù, da Nazaret di Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Imitiamo, fratelli e sorelle carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore e avviamoci in pace. Eccellenza, questa settimana che è cruciale del culto cattolico, celebrando l'acclamazione e la successiva condanna di Gesù, ci ricorda che il prezzo della pace era ed è ancora adesso troppo spesso il sangue, il sacrificio degli innocenti. Sì, diciamo che se non ci fosse stato il sangue innocente di Cristo, il rischio era che tanto sangue venisse sparso in vano e che le vittime fossero vittime che morivano ingiustamente e tutto finiva lì. E mentre grazie all'annuncio della fede cristiana, cioè che Cristo è risorto, anche tutto quello che è stato il sangue che è stato versato, ma anche tutte le sofferenze, le fatiche, le lotte, l'impegno per costruire un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo più umano, avranno uno sbocco, avranno una ricompensa, avranno uno sbocco già qui durante la nostra vita, ma avranno una pienezza di riconoscimento nella vita eterna. Quindi dobbiamo ringraziare il Signore perché si è fatto uomo e ha versato il suo sangue per noi, e nello stesso tempo dobbiamo ringraziare anche la misericordia di Dio che ha voluto farci giustizia anche là dove noi invece, a causa dei nostri peccati, delle nostre ingiustizie, non siamo capaci di vivere in modo pieno. Quindi buona Pasqua di nuovo a tutti. Il parroco della parrocchia del Duomo, quali sono le iniziative per questa settimana santa? Intanto la settimana santa è partita proprio con la celebrazione della festività della domenica cosiddetta delle palme e poi si svilupperà con le varie celebrazioni sia a livello diocesano come anche a livello parrocchiale tipico. E a livello diocesano il primo grande appuntamento sarà mercoledì santo alle ore 18:30 con la solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo per la benedizione e la consacrazione degli oli che poi serviranno per le celebrazioni dei sacramenti in tutte le parrocchie della diocesi. E poi continuerà con la celebrazione del giovedì santo, la liturgia in cena Domini alle ore 18, presieduta anch'essa dal vescovo. Poi venerdì santo, la liturgia della Passione del Signore, sempre alle ore 18, e in questa casa sarà proprio una cosa che potremmo definire intima, parrocchiale. Il vescovo non sarà presente e quindi presiederò io. E poi il tutto si concentrerà con la veglia pasquale alle ore 21 sabato. La veglia è la liturgia che proprio ci introduce nel mistero, nel progetto salvifico del Padre con la resurrezione del Figlio.